Tecnologia e strategie al servizio dell'agricoltura, inaugurata a Bari la quinta edizione della rassegna AgriLevante, che coinvolge oltre 300 aziende ed esperti da tutto il mondo. Ce ne parla Teresa Fabbricatore. Non solo trattori e grandi macchine, l'agricoltura del futuro è una smart farm, una fattoria intelligente dove i sensori nel terreno inviano le informazioni su umidità e temperatura allo smartphone tramite app. Nuove tecnologie e meccanica si incontrano ad AgriLevante, fiera dedicata agli strumenti per la lavorazione agricola e cura del verde. Quinta edizione, 500.000 metri quadri di spazio per 300 industrie espositrici provenienti da 21 paesi, dai Balcani al Mediterraneo. Non solo una vetrina, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Leo Di Gioia, un luogo dove si incontrano tradizione e tecnologia. Una tecnologia che ci aiuta a spendere meno acqua, a far lavorare meglio e di meno le persone e quindi per poter avere un rapporto etico più corretto con coloro i quali forniscono la manodopera. Una tecnologia che ci consente una sostenibilità ambientale. Alta tecnologia anche per contrastare le grandi emergenze della regione, come gli strumenti di monitoraggio e ricerca per contrastare la xylella in Salento. Il 18 e il 19 ottobre a Bruxelles il Comitato Fitosanitario Europeo potrebbe far decadere il divieto di reimpianto. Dare la possibilità di ridestinare queste aree che potranno essere utilizzate ad uso agricolo, chiaramente in olivicoltura, avendo indicazioni, diciamo, su come muoversi e come meglio affrontare questa ripresa. Sono certo che gli amici imprenditori salentini saranno adeguatamente preparati a questo cambiamento tanto agognato e tanto sperato. In programma fino a domenica meeting e convegni sul grano duro, vigneti, olivicoltura, ma anche sicurezza sul lavoro e strategie contro incendi di dissesto e siccità.